Continuiamo con le catechesi, ma come io ancora non sto bene con questa gripe e la voce non è bella, sarà Monsignor Ciampanelli a leggere le cose. Dopo il consiglio dei medici che hanno detto a Papa Francesco di non intraprendere il viaggio apostolico previsto nei prossimi giorni a Dubai per partecipare alla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, il pontefice ha partecipato all'udienza generale del mercoledì, non ha letto il suo discorso, lo ha fatto fare ad un suo collaboratore ed ha ammesso lui stesso di non essersi ancora ripreso dall'influenza che l'ha colpito nei giorni scorsi e che infatti ha fatto sì che la sua voce sembrasse più flebile del solito. Sappiamo anche che nonostante alcuni dei suoi impegni fossero già stati comunque cancellati nei giorni scorsi, il Vaticano ha confermato che le sue condizioni di salute erano buone ma stazionarie. Sabato la conferma del Vaticano appunto circa questi leggeri sintomi influenzali, e il giorno stesso il pontefice si è sottoposto ad un TAC per escludere il rischio di complicazioni polmonari, esame che ha dato esito negativo. E poi domenica il pontefice non ha recitato la preghiera dell'Angelus come d'abitudine affacciato dalla finestra che dà su Piazza San Pietro, lo ha fatto in videocollegamento. Negli ultimi mesi e anni il Papa ha avuto diversi problemi di salute, non è la prima volta che riscontra problemi alle vie respiratorie, lo scorso giugno poi l'operazione all'intestino. Il periodo che va da ora fino a Natale è un periodo denso di impegni per il pontefice, alcuni di questi importanti. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.